Ciao a tutti amici di Esperienza Mobile, come vedete siamo in compagnia di LG L9-2, terminale appena uscito di casa LG, successore di LG L9 con il quale farò un confronto. Bene, siamo qua per fare la recensione definitiva, io l'ho appena acceso perché questo è brandizzato Team e mi dà fastidio mostrarvi l'animazione della Team, perché quando si accende il brandizzato ha un'animazione Team. L'ho testato molto bene, 5 giorni di utilizzo intenso. Siamo qua per dire conclusioni. Allora, vediamo subito l'interfaccia prima di accenderlo. 4 toggle rapidi, 4 collegamenti rapidi che si possono modificare dalle impostazioni. Come sempre, divido la recensione in 5 punti, 5 tracce. Abbiamo scheda tecnica, interfaccia antenne, parte multimediale, browser e pagella. Per di più metto il link all'unboxing e al focus game. Quindi dal computer potete schiacciare direttamente sul link e da smartphone potete cercare il minuto manualmente. Purtroppo per ora da smartphone e tablet non si può cliccare. Perfetto, partiamo subito con la scheda tecnica. Prima diciamo le dimensioni: abbiamo 12,8 cm di altezza, 6,6 cm di larghezza, 9,3 mm di spessore, per un peso di appena 120 grammi, quindi telefono molto leggero. Per quanto riguarda la scheda tecnica, possiamo cominciare subito. Abbiamo un display da 4.7 pollici HD IPS, poi sarebbe un True HD IPS, abbinato a un processore dual core 1.4 GHz Snapdragon 400 e una GPU Adreno 305. La RAM è di 1 GB, la ROM è di 8 GB espandibili con microSD. La fotocamera è da 8 megapixel con flash LED e autofocus e la batteria è da 2150 mAh e garantisce un'ottima autonomia al dispositivo. Dopo ne parleremo. Perfetto, allora qua sta ancora caricando. Ecco, l'unica roba, quando si accende ci vuole un attimino prima che sia completamente pronto. Adesso dovrebbe essere pronto del tutto. Passiamo subito alla parte interfaccia antenne e cominciamo proprio dalle antenne. Facciamo quindi la chiamata classica. 414, andiamo via voce. Benvenuto nel 414 di qua casa. Ci sono le casse, parte bassa. Per avere il suo credito e controllare i contatori delle sue promozioni. Se ha uno smartphone, per tenere altoparlante molto buono, devo dire. Bello pieno, anche in macchina si sente senza problemi. In capsula nessun problema, e dall'altra parte mi hanno detto che mi sentono molto molto bene. Perfetto, parliamo proprio di altre antenne, quindi wifi leggermente sopra la media, prende bene anche a distanze notevoli rispetto ad altri smartphone, e GPS, come al solito uso Google Maps perché non voglio ogni volta installare Sigic che di solito uso, quindi Google Maps va più che bene, il navigatore, il GPS mi ha preso istantaneamente, anche il primo fix veramente istantaneo. La fluidità vediamo che è ottima, l'interfaccia è quella classica di LG. La versione software è la 4.1.2, scusatemi, 4.1.2 Jelly Bean, perfetto. Abbiamo tre tasti, soft touch, home, indietro e opzioni, non retroilluminati purtroppo, infatti al buio non si vedono, anche se sono argentati, con poca luce si vedono, ma comunque si fa più fatica di tasti retroilluminati. Manca il sensore di luminosità, infatti ci abbiamo lo slider che comunque è molto comodo per me, e manca il LED di notifica. Per il resto abbiamo tutte le solite funzioni nell'interfaccia di LG, quindi abbiamo le Q-Slide, tipiche dei top di gamma di solito, Q-Slide che ripeto essere dei pop-up che si possono spostare da dove si vuole, si possono mettere in trasparenza e utilizzare il dispositivo tranquillamente, e se ne possono aprire più di uno, ridimensionare, eccetera. Abbiamo anche Quick Memo, che serve per prendere note sul display e utilizzare anche qua il display tranquillamente, il telefono senza problemi, lasciando in sovraimpressione la scritta. Per di più abbiamo funzione Quick Remote che fa la telecomando, infatti abbiamo gli infrarossi. Funziona anche qua molto comoda per fare gli scherzi nei bar e spegnere le televisioni. No, boh, scherzo, comunque funziona. Bene, per altre cose da dire, il menu è sempre quello,
l'app Draw si può mettere lo sfondo in trasparenza, basta andare su opzioni, applicazioni wallpaper, per esempio Transparent Black, applica, vedete che adesso è cambiato qua dietro, si possono cambiare i temi, quindi... Ah, tra l'altro questo è brandizzato Team, abbiamo anche il tema Team, odioso, quindi abbiamo quattro temi classici, io ho messo il Beats che sarebbe, che per me è il più carino. Allora, se prendete il modello brandizzato Team, cosa vi consiglio di fare? Cioè, avete una marea di applicazioni della Team, per toglierle, siccome non si possono disinstallare, basta andare su applicazioni, andate su tutte, e qua vedete tutte le applicazioni qua della Team, odiose, ce ne sono veramente un sacco. Cosa succede? Per rimuoverle basta andare a aprirle, qua vedete che abbiamo attiva, adesso l'attiviamo e le avrete tutte attive, quindi dovete stare, non c'è scritto attivo, sono tutte normali applicazioni, voi dovete vedere quelle della Team, andare sopra e fare disattiva, se disattivate non le vedrete più nel menu e insomma non saranno più invasive, quindi rimarrà soltanto all'accensione il logo Team purtroppo, però almeno le applicazioni dentro non le troverete. Perfetto. Direi di passare direttamente alla parte multimediale, partendo dalla fotocamera. Fotocamera 8 megapixel, facciamo una foto velocemente alla mia mano. Velocità di scatto. Velocità di scatto che è buona, abbastanza buona. Fluidità in galleria è buona. Scusate un attimo che qua c'è il cane che sta... Eccoci qua, scusate la pausa. Allora, fluidità molto buona. Vediamo i risultati, intanto comunque l'interfaccia è sempre quella, la possibilità di ridurre la risoluzione, il tono dello scatto, geotagging, scatto multiplo, eccetera, HDR e quant'altro, video in full HD. Vediamo i risultati delle Allora, ecco qua, avete visto le foto, direi foto, insomma, non delle migliori per un 8 megapixel, comunque discrete. I video vengono girati in full HD, abbastanza buoni, trovate l'esempio del video in fondo a questa recensione. E niente, passiamo alla parte di produzione video. Allora, lettore di serie, legge i video anche in full HD senza problemi. Come al solito, lo ripeto perché ogni volta mi dite, usa il lettore di serie, ma io vi dico. Il lettore di serie legge bene i video, usiamo MX Player per comodità perché ha queste gesture molto carine per la luminosità e per di più MX Player è un programma gratuito che tra l'altro funziona anche meglio dei lettori di serie, quindi a mio avviso è un consiglio anche per voi di scaricarlo, è gratuito ovviamente. Comunque vedete, questo è un video in full HD, viene riprodotto senza nessunissimo problema. Display è molto molto bello, i colori non sono profondissimi, i blu almeno non sono molto profondi, però non sono sicuramente sono dei bei colori. L'angolo di visione è ottimo e la visibilità al sole è molto buona, abbiamo 400 nit che comunque non sono male. La densità di pixel ricordo che è 312 ppi, quindi insomma molto buona e quindi un display di tutto rispetto, superiore sicuramente ai concorrenti in questa fascia di prezzo. Perfetto. Passiamo alla parte musicale. Sentiamo il solito It's a Beautiful Day. Volume buono, abbastanza alto, su canzoni magari un po' più alte gracchia un pochettino, comunque in generale buono e anche ottima idea finalmente di mettere le casse non più posteriormente ma nella parte bassa qua, così anche appoggiando non viene attutito il suono. Bene, allora continuiamo con abbiamo finito con la parte multimediale e passiamo direttamente alla parte browser.
Usiamo il browser di serie, come al solito, andiamo sul Corriere. Mettiamo vista desktop. Allora, vediamo un po'. Sta caricando, siamo connessi in wifi. Anche mentre carica vediamo che la navigazione è già comunque molto molto fluida. Comunque stiamo ancora caricando, ripeto. Scusate per il cane in sottofondo, ma oggi non so cosa abbia, sinceramente. Ha pinto zoom molto buono. Anche lo scrolling, lo scroll, dai. È molto reattivo, vedete qua. Anche su un sito, comunque questo è medio, un sito medio, non pesantissimo, ma neanche leggero. Pinto zoom, nessun problema. Queste operazioni qua vanno veramente molto molto tranquille. Io uso molto i campi di testo dove si compila, eccetera, anche lì non ho avuto nessun problema. Su siti più pesanti, unica cosa, magari un po' più lento il rendering della pagina. Per il resto, comunque, la fluidità rimane sempre molto molto buona. Bene, siamo alla fine, quindi passiamo con le pagelle. Alla pagella e le conclusioni. Allora, partendo dal design, abbiamo un bel 8. Frontalmente mi piace molto, le cornici sono più che contenute rispetto ad altri smartphone. Anche rispetto alle 9 precedenti abbiamo un rimpicciolimento, nonostante il display sia sempre grande uguale. Materiale, ho messo 7-8 perché è policarbonato, è assemblato bene, ma la parte posteriore ogni tanto, se si preme troppo, lateralmente scricchiola un po', poco, eh. E poi, non so, non vorrei che questo policarbonato magari si tenda un po' a graffiare. Non posso dirlo, però potrebbe essere, quindi comunque 8 è un botto un po' troppo alto, però 7-8 ci sta. Fluidità e prestazioni 8, perché il telefono è sempre molto fluido, ci mette un po' quando si avvia un mezzo minutino o un minuto per essere completamente attivo, però quando è attivo anche ci regala ottime prestazioni, sia nei giochi, come avete visto nel Focus, sia in generale browser, lettura video, eccetera. Display ho messo 8 più perché è un ottimo display veramente, 4.7 pollici HD, forse addirittura superiore a quello di LG 4 per HD, ma in realtà sono più o meno pari, più o meno il display è lo stesso, anche se secondo me c'è qualche differenza. Ottimo angolo di visione, buona luminosità e ottima definizione, quindi e anche l'ampiezza secondo me 4.7 pollici è corretta. Quindi display azzeccato, fotocamera 7,5, LG l'unica cosa che dico sempre sulle fotocamere dovrebbe lavorare un po' di più perché sono, insomma, non sono secondo me mai all'altezza dei concorrenti, per tutto il resto sì, anche meglio LG, però per le fotocamere c'è sempre qualche incertezza o nel flash o nella messa a fuoco, sempre qualche piccolo problemino. Adesso vedremo nel Nexus 5, speriamo di no. Comunque no, in generale non sono mai le foto, diciamo che si potrebbe fare un po' meglio, quindi ho messo 7,5. Altoparlante 8, buona la potenza, mi è piaciuta, anche il fatto di dividere le casse poste in basso, è una sola cassa, l'altra è il microfono. Batteria 8 più, batteria 2150 mAh, durata ottima, sono arrivato alle 10 con un uso abbastanza intenso, cosa che con altri telefoni non succedeva. Diciamo che con rispetto alle 9.1 più o meno siamo pari, però con un uso molto intenso non si arriva alle 10, se io verso le 6-7, molto intenso però, che vuol dire sempre connessi wifi e 3G, luminosità media alta, display 4 ore di attività almeno, giochi, musica eccetera, quindi comunque 7-6-7 con questo uso è un lusso. Uso tranquillo mezzanotte, uso medio 9 di sera tranquillamente, quindi ottima durata della batteria, ho messo 8 più. Scheda tecnica ho messo 8 meno, insomma 8 era un po' troppo perché di solito 8 lo metto a schede tecniche magari con un po' superiori, comunque siamo intorno all'8, meno più cambia poco. Ottima scheda tecnica, ottimo display, peccato per i tasti non retroilluminati anche se sono argentati, e il sensore di luminosità e il LED di notifica. Però per display, per questo prezzo fantastico, fotocamera nella media, diciamo, insomma, si poteva fare un po' meglio.
8 GB di memoria interna mi piace, insomma, è un passo avanti rispetto ai 4 vecchi, sono sufficienti, sono anche espandibili ovviamente. Quindi sono comunque una buona scheda tecnica, 1 giga di RAM, insomma tutto un buon processore, anche la GPU non è delle migliori, però fa girare bene il telefono, devo dire che i giochi girano meglio che su altri telefoni con questa GPU. Esperienza d'uso ho messo 8, perché vi ho detto, capita solo che il telefono mi piace, ha una buona durata, bel display, bello da tenere in mano, leggero, insomma un ottimo telefono. Il rapporto qualità-prezzo è un 8 perché il prezzo di listino è 2,99, sappiamo che online si trova sui 2,60, 2,70. Concorrenti diretti sono S4 Mini, HTC One Mini come hardware e boh, ci metterei forse l'Xperia SP anche se quello è un po' superiore, diciamo la verità. In ogni caso, concorrenti diretti abbiamo il One Mini, dicevo 4,49, quindi sono 150 euro in più e S4 Mini 3,99. Ovviamente si troveranno magari 50 euro in meno tutti e due, però di listino sono 100 e 150 euro in più. E hanno, per dire, comunque magari qualcosa in meno di questo, per dire, il processore è lo stesso, cambia la frequenza, però alla fine non cambia molto, diciamo la verità. La GPU è quella, la memoria interna è di 8 GB per S4 Mini, questo, 16 per il One Mini, che però non è espandibile. La fotocamera è da 8 megapixel sui S4 e questo, e da 4 sul One Mini. I One Mini vince un po' per i materiali, come display One Mini S4 e questo HD, QHD per l'S4 Mini, quindi comunque siamo più o meno tutti sullo stesso livello, però qua ripeto 100 euro in meno, buttateli via, e avete comunque un display più ampio e con delle caratteristiche in generale comunque, è un display più ampio e comunque di ottima risoluzione. Voto finale quindi è un 8, se l'hai meritato tutto questo telefono, mi è piaciuto. Allora, farò il confronto con le 9, ma dico subito, è un aggiornamento di le 9, non stravolge niente di quello che era il vecchio le 9, lo migliora e lo rende anche un telefono con una batteria comunque che dura uguale, prestazioni più alte, display migliore e fotocamera leggermente migliore. Quindi se volete sempre l'ultimo modello, però comunque state attenti alla spesa, questo è un ottimo telefono. Se avete esigenze medie e non siete fanatici, le 9 1 va più che bene. Per questa recensione è tutto, ci vediamo nei prossimi video, un saluto da Lorenzo per Esperienza Mobile. Ciao! Ciao a tutti, sto girando questo video con LG L9 II, video in Full HD. Siamo in pan veloci, controluce. Possibilità di zoomare anche mentre siamo in Full HD. Vediamo una macro. Bene, ripeto, video che abbiamo girato in Full HD con LG L9 II.